Capitan Ventosa, mi stimo e mi incoraggio, oggi nessuna magagna. E allora preparo una bella ricetta per voi. Penna, inchiostro e calamaro e siamo pronti per fare la frittata, eh? È nato prima l'uovo o la frittata? Vabbè, attenzione. Prima tecnica, il volteggio. Oh! Ecco, perfetto, è buonissima. Ho fatto la frittata. Magari facciamo una pasta, che è più facile. Ed eccoci qua, una bella pasta, come dicevo, al pomodoro, tipica italiana. Magari anche un po' al dente, però gustosa. WhatsApp, scusate, che bontà, bella al dente. Allora, comunicato del Ministero della Salute. Viene segnalato un richiamo dal mercato di un lotto di passata mutti a causa della presenza di tracce di arsenico. Ah, l'arsenico! Arsenico Lupin, muoio! Marco Camisani il calzolari, aiutami tu se ci sei! Ecco, Ventosa, Ventosa, si riprenda. Pensi che io sto mangiando il fish and chips qua, ovviamente a Londra, ma stia tranquillo. Comunque si tratta di una bufala, guardi qua. Guardi qui, è un finto richiamo del Ministero della Salute che dice che sono state riscontrate tracce di arsenico nella passata mutti. Ma non è vero! È una bufala! Ma cos'è? Ridiciamolo, una bufala per i nostri amici. Allora, è una notizia falsa che circola! Che circola, ma non è vera! Ma scusa, ma come si può verificare concretamente la differenza fra una bufala e una notizia reale? Come si fa a verificare? Allora, bisogna, innanzitutto, normalmente ci sono i giornalisti, no? Che dovrebbero essere le persone che verificano, perché sono lì apposta, ma molto spesso non lo fanno, a volte accade. Oppure noi possiamo andare, ad esempio, come in questo caso, nel sito del Ministero della Salute e nella sezione dedicata possiamo verificare che esista davvero. Giusto, quindi prima di tutto informarsi in maniera approfondita, anche perché possono creare dei danni enormi, giusto? Immagini, economici. Possono creare dei danni grandi, pensate nel caso della passata mutti, che chissà chi lo ha fatto, potrebbe essere un concorrente, potrebbe essere un buon tempone che si diverte a vedere le proprie fake news, le proprie bufale che circolano, in questo caso ha fatto circolare una bufala. E quindi, amici a casa, ricordate che il mondo digitale non è solo virtuale, ma è anche molto reale. Quel che fate vale. E allora io mi stimo e mi incoraggio, e soprattutto vi stimo e vi incoraggio a fare veramente tanta attenzione.